Festival delle Opportunità si rivolge principalmente ai giovani. Sulla base della sua esperienza personale, qual è il consiglio, anche quali sono le opportunità per queste nuove generazioni? Beh, il consiglio sicuramente è quello di investire su se stessi, quindi sulle competenze, sulla capacità di sviluppare relazioni, di fare network, perché la chiave di successo per il futuro è sicuramente uno sviluppo professionale che si parli con quelle che sono le tendenze e quelle che sono le passioni e le energie che abbiamo dentro. Però è chiaro che serve accompagnare questo sviluppo con le cosiddette soft skills, se ne è parlato anche ieri, cioè la capacità di riuscire ad innescare dei meccanismi di leadership, di network, di cooperazione. E da questo punto di vista le giornate che il Festival delle Opportunità sta offrendo sono giornate di riflessione, di condivisione, di contaminazione, quindi l'idea di mettere a rete esperienze sono assolutamente aspetti positivi. La mia esperienza personale è quella di assolutamente credere in se stessi, investire nelle conoscenze, perché come diceva Franklin, investire sull'istruzione è l'investimento che dà il rendimento maggiore, quindi ai nostri giovani consiglio di investire su se stessi. Direttore, cosa è per lei un'opportunità? L'opportunità è soprattutto riuscire a mettere a frutto quelli che sono i propri talenti, quello che è il portato dell'impegno, anche del sacrificio, e riuscire a cogliere l'opportunità arrivando preparati a queste opportunità. E questo è l'augurio che faccio alla regione Basilicata, da cui sto da un paio di anni, cioè attrezzarsi come istituzioni, come persone, per cogliere le opportunità che un po' questo scombussolamento, questo disorientamento anche a livello internazionale probabilmente porterà nei prossimi anni, perché ogni crisi porta con sé delle opportunità, però bisogna essere pronti e capaci, attrezzati a sfruttarle.